Mariani, cosa rispondete a Marsiglio sul tema del nuovo ospedale a terra? Che sicuramente ancora una volta il presidente Marsiglio ha dimostrato di non interessarsi del nostro territorio, è entrato in campagna elettorale, lo abbiamo capito, dopo anni e mesi di silenzio, come sulla rete ospedaliera che ancora non viene approvata e discussa, si mette a parlare dell'ospedale di Teramo dando la colpa agli altri, quando invece, carte alla mano, ho dimostrato che la responsabilità c'è la regione l'altra. C'è uno studio di fattibilità, io ho fatto accesso agli atti perché sono abituato a studiarmi le carte per non essere contraddetto, dove individuo il sito di Piano Daccio come il miglior sito e oggi si dice che invece altri devono decidere e devono discutere su cosa fare. La verità è che non hanno i soldi per completare l'ospedale che dovremmo costruire e in realtà non sanno con quali soldi riconvertire e riqualificare il Mazzini. Quindi le bugie si rincorrono, che portasse in consiglio regionale l'atto con il quale trova nero su bianco i soldi mancanti e così gli daremo ragione. Lo sfido a portare l'atto che individua le risorse mancanti, altrimenti siamo alle solite chiacchiere di un presidente che non ricorda che l'Abruzzo non ha tre mari, ha un presidente che ancora non prende la residenza in questa regione e che ogni sera torna a Roma e si fa curare a Roma. È stata davvero imbarazzante la conferenza stampa di Marsiglio dell'altro giorno presso la ALS, sembrava non fosse il governatore di questa regione negli ultimi 5 anni. Per realizzare il nuovo ospedale di Teramo occorrono fondi, attualmente ce ne sono a disposizione 121 milioni di euro, ne mancano oltre 140 e i 121 sono stati reperiti grazie all'impegno della giunta D'Alfonso e grazie all'impegno del direttore Fagnano. E poi manca il progetto, siamo solo allo studio di fattibilità. In più, un atto fondamentale per procedere verso il nuovo ospedale è quello dell'approvazione della rete ospedaliera a livello regionale. Siamo solo alla validazione delle intenzioni da parte della giunta regionale, da parte del ministero. Mancano ancora i passaggi in commissione competente e soprattutto in consiglio regionale. Siamo a qualche mese dalle elezioni regionali. Davvero scaricare tutto sul sindaco di Teramo e sulla comunità teramana, il fallimento della giunta Marsiglio è davvero troppo.